noi ci siamo trovati sostanzialmente con una situazione complessiva che certificava 7 miliardi e mezzo di disavanzo su un bilancio di 11 miliardi e mezzo. E il Piemonte, nonostante i problemi di bilancio di cui ho parlato prima, che ha fatto sì che noi i primi due anni li abbiamo dovuti passare a pagare il passato, siamo primi come spesa nell'agricoltura, siamo primi come spesa sul fondo sociale, siamo quinti dopo Val d'Aosta, Lombardia, Marche e Toscana nei fondi per la ricerca. C'è bisogno di tassare di più il patrimonio e il consumo e togliere tasse dal reddito delle famiglie e delle imprese. Alla lunga una società di consumatori, lo diceva Zygmunt Bauman, non lo dico io, è una società destinata ad essere statica, e una società statica è anche una società, sempre secondo il mio modesto parere, eticamente più debole. Questa logica della scissione, che era innata un po' nel DNA storico, no, ideologico della sinistra, si è un po' trasformata in una logica di regolamento di conti interni e di ricerca di maggiori spazi di potere. Un piccolo gruppo che può ambire a mettere insieme una pattuglia di 30 deputati può essere avere più potere di negoziazione che gli stessi dentro un partito in cui quei 30 deputati o fanno così o così, come si dice. Li uso poco per ragioni di generazione, insomma. Cioè io preferisco leggere un libro, ecco, se la vogliamo mettere proprio così, cioè fra il passare... stare lì col computer sempre online e leggere un libro, non ho dubbi. Io sono abbastanza convinto che il rischio, che quando nella diffusione della conoscenza, perché poi in fondo l'informazione è conoscenza, vengono a mancare delle gerarchie, e il rischio è che la diffusione della conoscenza diventi diffusione dell'ignoranza, perché o meglio che la conoscenza si trasformi in ignoranza. La vicenda dei vaccini è indicativa da questo punto di vista. Io credo che dopo i 70 anni, cosa che per me sarebbe non abbondantemente, ma superato nel 2019, sia non più etico candidarsi a qualcosa. Quindi